Ciao Claudine. Salve Luis. Dove vai di bello? Sto andando al giornale. Ho del lavoro urgente da sbrigare. Vado anch'io da quella parte. Allora t'accompagno. Sei sempre molto gentile, Luis. Per forza, Claudine. Lo dicono tutti che sono un bravo ragazzo. Scommetto che te lo dice anche la mammina, vero? Beh, scherzi a parte. Comunque, grazie per la compagnia. Figurati. Ne avevo proprio bisogno. Mi aspettano delle giornate veramente faticose. Mi sono preso una bella gatta da pelare e devo arrivare fino in fondo. Sono eccitata oggi. Vai a chiedere la mano al capo? Credo di aver messo le mani su qualcosa di veramente interessante. E sono piuttosto ansiosa di parlare con lui, sai? Beh, non avrai molto da aspettare, beata te. È una vita che ricerco i colpi sensazionali. Beh, già. Siamo arrivati. È vero. Non me ne ero neanche accorta. Sei un tesoro. In bocca al lupo. Permesso? Oh, scusi tanto. No, entra, Claudine, prego, accomodati. Prego. Grazie. Beh, allora? Complimenti per il bell'articolo di ieri. Un pezzo di normale routine, capo. E che novità mi porti oggi? Un colpo eccezionale. Bene. Si tratta di José Depardieu. Ah. Ho saputo su di lui cose a dir poco terrificanti. Pare che nella sua villa di Fontainebleau si organizzino dei festini molto particolari. Mia cara Claudine, con l'attuale situazione internazionale, i gravi problemi ecologici, gli scandali che sommergono imperi e dinastie, noi sprechiamo il nostro tempo a raccogliere pettegolezzi come questi? Oh, non si tratta affatto di pettegolezzi, direttore, ma di gravissimi fatti realmente accaduti e dei quali questa sera ne avrò in mano la documentazione. Si tratterà del solito cameriere scacciato per intemperanze sessuali. Forse non mi sono spiegata molto bene. No, ti sei spiegata benissimo, solo che non lo ritengo un caso interessante. A quelle feste intervengono ministri e sottosegretari. Questo lo sanno tutti. Sì, certo, e come no? E che la droga circola come se fosse champagne, questo lo sa? Tutte balle. Adesso basta che uno si prenda due aspro in pubblico per essere definito coram populo uno sniffone. Mi meraviglio di te, Claudine. Non ti facevo tanto ingenua, ragazza mia. E non è finita, capo. Quella gente adesca le minorenni per movimentare le sue serate. E pare che una volta ci sia stato un grave incidente. Quello che dici puoi provarlo? Tra mezz'ora ho un appuntamento con uno che mi fornirà delle prove e allora potremo passare all'azione. E chi ti dice che non sia tutta una montatura architettata da un mitomane? Da retta a me, Claudine, dimentica tutto. Anzi, passa il servizio di Depardieu ad Angelica e tu vai ad intervistare il guru Ravigy, appena arrivato da Bombay. Allora la mia esperienza, la mia capacità non valgono niente, secondo lei. Non sono tanto sciocca da non saper distinguere prove autentiche da prove false. E poi non può togliermi questo servizio. Mi dispiace, Claudine, niente da fare. Ormai ho bella deciso. Ma lei non può farmi questo. È proprio matto, prima mi dà un servizio e poi me lo togli. Mi sa che è amico di Depardieu. Non lo sapevi, va a cena da lui almeno una volta alla settimana. Senti, fammi la cortesia, lascia che sia io ad intervistarlo. Allora tu vuoi proprio farmi licenziare? Ma non esagerare, andrò dal guru al posto tuo. Dammi un bacio. Se mi lasci fare quello che ti chiedo. Un bacio. Sta tranquilla, vedrai che nessuno se ne accorgerà. Ciao. Andare al cinema? E io invece non ne ho più. Andate, andate, andate pure. Io non riesco a capire. Che ti avevo? Le cose sono andate proprio come dicevo io. Salve, amico, la solita porcheria per noi. Io vorrei sapere il motivo per cui agito così, capisci? Non riesco a farne una ragione. In definitiva, io mi sono comportato non bene. Lo so, no? Però anche se potrò sembrare uno sbuffo. Ma non alla fine ho sempre ragione io. Devi ammetterlo, no? Non ti pare? Ma che stai guardando? Che te ne pare? Mm?
Scusa un attimo. Mi chiamo Pierre. Aspetta qualcuno? Se attende un'amica, io ho un amico e si potrebbe organizzare una serata a quattro con crepe e sidro. Non è una buona idea. Che gliene pare, eh? Sai dove è Notre Dame? No. Dai, vieni con me. Che puttana. Non ha fatto tempo a vedere un americano che si è subito buttato. Accomodi. Grazie. Sono Claudine. Angelica. Che c'è, Claudine? Dimmi. Volevo sentire la tua voce, la musica, quelle crisi maledette. Mi sono riprese ancora una volta. Non ti capisco, spiegati. Beh, è quella vecchia storia, ti ricordi? Ho avuto un'altra ricaduta. Poche ore fa sono stata con un marinaio. Ero in un bar quando ho sentito quella musica e allora sono stata col primo che mi sono trovata fra i piedi. Vedi, Angelica, era tanto tempo che non mi succedeva e credevo di essere guarita, invece... Non ti muovere, vengo subito. No, no, Angelica, non ce n'è proprio bisogno. Adesso mi prendo due pasticche e me ne vado a dormire. Domani sarà passato tutto. Ti prego, intervista tu il guru. Ma sì. Io non ce la faccio. Non preoccuparti per questo. Sta tranquilla, ci vado io. Grazie. La signorina desidera? Sono la cronista di Sera Varietà. Dovrei incontrarmi con il signor Depardieu. Ho un appuntamento con lui. Credo di essere un po' in anticipo, ma non importa, aspetterò. Va bene, signorina. Il signor Depardieu sta facendo colazione. Oh, comunque, mi dispiace. Vado ad avvertirlo. Voglia attendere. Bene, grazie. Non ci faccia caso. Sono molto giovani e molto innamorate. Bene. Sono pronto per la sua intervista. Lei non ha registratori, vero? No. Perfetto. E se ricordi che il testo dell'intervista deve essermi sottoposto prima della pubblicazione. Stia tranquillo. Comincio con le domande. Che cosa ne pensa dell'ondata di erotismo che ha sommerso il nostro cinema? Ma, personalmente non ci trovo niente di male. Salvo che troppo spesso si fa soprattutto pornografia più che erotismo. Mi dica sinceramente, signor Depardieu, lei non ha mai fatto film erotici? Non ho preclusioni in questo senso. Soltanto voglio molto denaro per le mie prestazioni e non sempre i produttori di quel genere di film sono disposti a tirarne fuori. Lei vive in un'atmosfera molto eccitante. Senza dubbio. Erotica, ma mai volgare o convenzionale. Lei vive come un personaggio dei suoi film. L'avverto che quanto dirò d'ora in poi non potrà assolutamente essere pubblicato. Perché? Perché io scelgo i fatti della mia vita da far conoscere alla gente. Non vivo come un personaggio da film. Sono i film che vengono costruiti come brutte copie della mia vita. Lei ha esperienze sessuali particolari? Le esperienze mi interessano in quanto tali. Potrebbe spiegarmi che intende dire con l'aggettivo particolare? Lei ha amici molto potenti, signor Depardieu, è vero? Ho molti amici, come tutti sanno, signorina. Ma non intendo rispondere per loro. La mia intervista la rivedrò personalmente. Senz'altro, stia tranquillo, come lei desidera.
Mi faccia sapere quando è pronta. Manderò il mio segretario al giornale. Sono veramente curioso di leggere cosa scriverà di me. Namaskaram. Sapevo che saresti venuta. Ma vedo che sei troppo angosciata per comunicare con gli altri. Tu non sei in armonia con te stessa e ti esorto a cercarla. Nelle tue condizioni esiste solo la morte, che è negazione di ogni rapporto umano. La vita, invece, è solo se comunichiamo con gli altri. Veramente ero venuta per l'intervista, maestro, ma mi sento confusa. La tua mente è prigioniera di oscuri ritorni. Figliola, tu hai vissuto un avvenimento lontano che ti ha completamente sconvolto. Per poter vivere, devi ritrovare la tua armonia, senza la quale tutto sarà perduto. E la morte sarà una realtà troppo grande e potrà attirarti a sé. Ma io non ho mai pensato al suicidio, maestro, è la verità. Tu non ami più l'amore, non senti di celebrarlo come un rito o una preghiera. Il karma o destino ce lo creiamo con le nostre azioni, ma volendo possiamo raggiungere la perfetta armonia tra spirito e materia, dominando con la volontà il nostro corpo. Figliola, devi ritrovare il tuo equilibrio. Sei malata e debole. Tu devi amare il tuo corpo e devi fare molta attenzione. Incontrerai qualcuno che potrà trascinarti nel nulla, nella morte. Sì, hai ragione. È veramente un uomo straordinario. Ormai ne conosco diversi. Molti sono degli impostori, ma lui è un ispirato. E l'inchiesta su Depardieu? Hai scoperto qualcosa? Non ancora, ma sono sulla buona strada. Ne dovrò parlare anche con Paul. A proposito, dimenticavo, ti ha telefonato. Ti aspetta questa sera alle 5 al solito posto. Ti ringrazio, ma prima devo incontrare una persona che mi può aiutare. Comunque ci andrò. Ciao. Ciao, cara. Dove andiamo? A fare l'amore, ti va? Con te sempre. Domani parto, vado a Saint-Tropez per un servizio su Brigitte. Perché non vieni con me? Eh? Sarebbe splendido. Non posso. Perché? Non posso proprio. Ma che cosa stai combinando? A casa non ti si pesca più, neppure al giornale. Sto facendo un'inchiesta. Di che si tratta? Hai mai sentito parlare di un certo José Depardieu? Che altro ho combinato? Con quelli del suo giro non fa che organizzare delle orgie micidiali. Lo sanno tutti a Parigi. Forse. Però non sanno che ultimamente c'è quasi scappato il morto. Ah, è solo una chiacchiera. Dovevo incontrarmi con un uomo. Mi aveva promesso delle prove per incastrarmi. E invece non si è presentato all'appuntamento. Forse all'ultimo momento ha avuto paura. Devi stare molto attenta, Claudine. Con certa gente è meglio non scherzare. Lo so. Cercherò di tenere gli occhi bene aperti. Ciao. Salve, ragazze. Claudine, il capo ti cercava. Va subito da lui. Che aria tira oggi? Più fesso del solito. Come buongiorno non c'è male. Sì, avanti. Voleva vedermi? Ah, Claudine. Vieni, vieni pure. Sei testarda, ragazza mia, eh? Ho saputo che stai ancora lavorando a quell'inchiesta. Purtroppo il mio informatore non è molto coraggioso. Non è venuto all'appuntamento. Però ha telefonato. Quando? Claudine, sei la mia migliore collaboratrice. Se saprai giocare bene le tue carte, forse farai molta strada. Hai solo bisogno di qualcuno con più esperienza che ti sappia guidare. Ah, e la persona con più esperienza, se non vado errata, dovrebbe essere lei. Se fossi in te, non la prenderei su questo tono. Comunque ti faccio sentire la registrazione. Non c'è bisogno che vi dica il mio nome. Claudine, quella che si occupa del caso Depardieu, sa chi sono. Ditele che mi aspetti domani alle 4 al solito bar. Siamo in pieno giallo. Claudine, ti ordino di dare un taglio a questa stupida storia. Questo è un giornale, non un'agenzia investigativa. Mi sono spiegato? Ci penserò. Thank you.
Hai lasciato i tuoi amici per Henry Miller? Leggo solo le parti sporche. Mi chiamo Claudine. Io Alain. Che progetti hai? Vorrei poter fare lo scrittore. Lo scrittore? È gente egoista, ne conosco parecchi. È gente perversa, che pensa sempre al sesso. E scommetto che anche tu sei così, non è vero? Certo, il sesso è importante anche per me, ma non esiste solo quello. Non sei d'accordo? Ma dimmi, che cosa ti piace di più nel sesso? Beh, tutto quello che può offrire. Come per esempio una bocca calda che mi possa baciare dappertutto. Sei un raffinato per la tua età, mi meraviglio. Deve essere bello amarti. Deve essere bello amare il tuo corpo splendido come quello di una dea. Sei meravigliosa. Ti piacerebbe far l'amore con me? Senti, Claudine, a casa ho ancora una bottiglia di champagne delle cantine di mio padre. Ok. Andiamo. Non è proprio una reggia, comunque. Prego. È carino, invece. Davvero, molto grazioso. Proprio come deve essere l'appartamento di un figlio di papà. Oh no, Claudine, questo proprio non me lo puoi dire. Perché non lo posso dire? Tutto quello che vedi qui dentro l'ho fatto io con le mie mani. E non solo questo. L'appartamento lo divido con un amico italiano. Ti piacciono? Li ho ricopiati io. Allora sei anche un artista. Complimenti, sei molto bravo. Anch'io mi diverto a dipingere e mi aiuta a rilassarmi quando sono nervosa. Ah, sì? Prego. Grazie. A chi brindiamo? A tuo padre. Sono Bovet. Forse lei non se ne è resa conto, ma un uomo la seguiva passo per passo. La prego di scusarmi, ma è per questo che ieri me ne sono andato. Mi ascolti. Deve stare attenta. Sono persone spietate. Sono degli stupratori, briganti, banditi. Perché li odio? Perché sono degli assassini, gente senza scrupoli. Venga, venga con me. Sono sicuro che capirà. La ringrazio per la fiducia che mi ha concesso. Le sono molto grato. Sono curiosa. Le faccio strada. Venga. Vuol vedere la mia bambina, non è vero? Venga. Ma faccia attenzione ai gradini, sono molto ripidi. E si appoggi pure a me. Grazie. Sì. Ecco, brava. Stia attenta, mi raccomando. Si accomodi, prego. Marie. Marie. Guardi come me l'hanno ridotta. Ma che cosa le hanno fatto? La guardi. La guardi, signorina. A vederla in queste condizioni, chi potrebbe credere che la mia povera Maria era un fiore di ragazza? Ma come hanno potuto? Con l'effetto di barbiturici mescolati all'alcol. Perché le hanno fatto una cosa simile? È il loro ultimo divertimento. Gli effetti possono essere i più impensati, guardi. Ecco,
E centri nervosi, come nel suo caso, e allora sono guai. Perché non si è rivolta alla polizia? Successo nella villa di Depardieu, è vero? Sì, ma la base è al gymnasium di Rue de la Paix. Al gymnasium di Rue de la Paix. La ringrazio, farò tesoro delle sue informazioni. Questo non lo conosco. Ma sì, è l'autista della signora Gauthier. Questa è la signora Declar, la moglie dell'antiquario. E questa chi è? La signora Boulanger, non ha bisogno di presentazioni. Non è più giovanissima, ma ben portante. Ferma, la conosci questa? Chi è? Una donna interessante, la conosco molto bene. È Françoise Gauthier, una donna imprevedibile. Mi incuriosisci. Abbiamo passato una notte insieme, niente male. Fa parte del giro? Senz'altro. È lesbica? Dalla punta dei piedi alla cima dei capelli. Prego, signora. Che ora devo tornare? Alle 5. Va bene. Buongiorno, signora Françoise. Preparami, Gigot. Subito, signora. Buongiorno, signorina, desidera? Preparami un cavallo. Ma veramente questo maneggio è riservato ai soli soci? Ah, sì? Da oggi sono socia anch'io. Tieni, caro. La sua attrezzatura può trovarla in quel padiglione, grazie.
Va tutto bene? Come si sente? Abbastanza bene. Poteva andare peggio. Devo chiamare qualcuno? No, grazie, non occorre. È certa che non c'è niente di rotto? No, ho avuto solo una gran paura. Quella bestiaccia mi ha disarcionato e ha tagliato la corda. È un cavallo bizzoso. Sì, me ne ero accorta. Per questo stavo sul chi vive. Venga, la riporto al maneggio. Certo che se non ci fosse stata lei mi sarei trovata in serie difficoltà. Mi piace rendermi utile. In ogni caso la ringrazio. La prego. Venga, l'aiuta ad alzarsi. Preferisco andare al passo. Non voglio affaticare troppo Gigot. Per me va benissimo, non ho fretta. Potremmo anche darci del tu. Io mi chiamo Françoise. E io Claudine. Forse avresti preferito un bel principe azzurro al mio posto. Posso adattarmi benissimo, sai. Sto sviluppando. Ma chi è? Sono Claudine. Arrivo subito. Non ho fretta, fa con calma. Dove tieni la Minox? Guarda, dovrebbe essere sopra la mensola. Louis. Ancora un minuto. Louis, ti prego, aprimi. Ti prego. Claudine, ma cos'è? Ho bisogno di fare l'amore, subito. Sei pazza. Oh, su, prego. Cerca di calmarti. Aiutami, ne ho bisogno. No, Claudine, no. Smettila. Aiutami. Ti ho detto di piantarla, smettila, Claudine. Arme, figliola, sapevo che saresti ritornata. Grazie, maestro. Sono venuta qui perché mi sono tornate alla mente le sue parole. Maestro, ho tanto bisogno del suo aiuto. Ed io sono pronto. Ecco, sdraiati. Trova una posizione in cui il tuo corpo si possa abbandonare. Prego. Respira forte e profondamente. Sono stato in continuo contatto con te. Sentivo le tue sofferenze. Ho sentito anche quella musica. La musica che ti tormenta. Ora col mio aiuto tornerai indietro nel tempo. Rivivrai momenti tragici, ma io sarò accanto a te. Stai tranquilla. Quando ti sentirai in preda alla disperazione, non temere, figlia mia. Una mia parola ti riporterà alla luce. Nel tempio sacro di Swami, il saggio dei saggi. Tu sei una bambina che sorride se... Ah, sei tu, eh? No. Molto bene, molto no. bene, mi fa piacere. Lasciala! Lascia mia figlia! Con la strella così non capita tutto. Sono una bambina! Ti ho detto di levarti! Fermati! Maledetto! Fermati dai piedi! Fermati! È stato tuo padre, vero? Ero io! Basta! Mi lasci andare, non voglio più vedere. Ho già sofferto abbastanza. Solo attraverso la sofferenza potrai ritrovare te stessa. Dove stiamo andando? Al ginnasio. Non c'è niente di meglio che una bella nuotata per calmare i bollenti spiriti. Ma io li voglio calmare con te. O con un uomo. Con un maschio. Ci sono anche quelli, sta tranquilla. Adesso vedrai. È un club molto esclusivo. Vi riunite qui con gli amici? Sì, qualche volta. Ma non fare mai di queste domande. Prego. Grazie. Vedrai che posto simpatico. Vieni, Claudine. Sono emozionata. E buon divertimento. Prego. Eccoli qua i nostri atleti. Scegli pure con calma, Claudine. Io vado al solarium. Grazie.
quello. Va bene. Mi segua, per favore, le faccio strada. Grazie. Romeo, vieni con me. Onda delicata, ho preferito dirtelo di persona. Sei stato molto saggio. Dovresti fare sempre così, sai. Ma dimmi cos'è, di che cosa si tratta? Parla. C'è una ficcanaso in giro che potrebbe diventare pericolosa. Dici sul serio? Hai portato a ginnasio una certa Claudine, vero? Non dirmi che è lei. Senti un po', non puoi mandarla via questa? È una delle mie fans. È una settimana che va avanti così, non riesco a liberarmene. A proposito di quella Claudine, l'ho incontrata al maneggio, sembrava un tipo disponibile. È una giornalista in cerca di un colpo sensazionale. Ora capisco tutte quelle domande, che puttana. Non le avrai detto niente? Che pensi di fare? Niente. Assolutamente niente. Non potrà mai raccogliere prove contro di noi. E anche da me non ha saputo niente. Alle sue domande non ho mai risposto. Perciò vedi che non c'è nulla da temere? Se vuoi, sparisco dalla circolazione per un po'. Se mi cerca, mi faccio negare. Che cosa mi consigli, cos'è? Secondo te, come mi dovrei comportare? Devo troncare ogni rapporto? No, no, al contrario. Tu devi trattarla come niente fosse. Non è un gioco pericoloso. No, più ce la teniamo vicina, più potremo controllarla. Sei d'accordo? Pronto? Di' alla tua amica di andare a casa. Voglio che sia sola. Prima o poi riceverà una telefonata. Dille che non ci devono essere testimoni al nostro colloquio. Pronto? Un momento! Hai sentito? Vado a casa immediatamente, forse è meglio. Claudine, aspetta, vengo con te. Ma non hai sentito quello che ha detto? Ti prego. No, non puoi venire. Sii prudente. Tutto procede secondo i piani. Sta rientrando a casa. Pronto? Pronto? Perché non parlate? Rispondete! Finalmente ti trovo, piccola baldracca nera. Chi sei? Chi sono io non ha nessuna importanza. È invece importante quello che sei tu. Una puttana, una cagna in calore, nota giornalista corruttrice di minorenni. Credi di avermi incastrato, vero? Sei un uomo di Depardieu. Ti sbagli. Che cosa vuoi da me? Per cominciare, 50.000 franchi. Ti do 24 ore di tempo. Ti aspetto domani al finistudio alle 4. Vedi di non mancare. Sporco ricattatore. Pronto. 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 Pronto! Essere amata così teneramente. Adesso che abbiamo iniziato un nuovo rapporto, vorrei confidarmi completamente con te, Angelica. Non ti ho detto tutto prima. Ti ascolto. Chi mi sta ricattando non fa parte del gruppo di Depardieu e Françoise. Ne sono quasi certa. Chi potrebbe essere? Ancora non lo so. Quanto ti hanno chiesto? 50.000 franchi. Sì. Se tu mi potessi aiutare, ora che siamo più di due amiche, vedi, in banca ho 30.000 franchi, me ne basterebbero solo 20.000. Adesso ho capito tutto. Allora tu pensavi solo ai soldi. E io che ti credevo sincera, che ti ho dato tutto il mio amore. Beh, tu lo facevi solo per interesse. Ma no, non fraintendermi. Non toccarmi. Allora è proprio vero che sei una puttana. No.
La crisi, la malattia, la musica, una puttana travestita da Angelica, signora! Ti prego! Vattene! Buonasera, signora. È già arrivata, Claudine? Sì, è al bar. Grazie. Buonasera. Salve. Salve. Ci risiamo con la tua musica, mia cara? No, questa volta no. Allora di che cosa hai bisogno? Di 20.000 franchi. Sono disposta a tutto. Proprio a tutto. Non ho altra scelta, farei qualsiasi cosa per averli. Ah, sì? Sì, tutto. Anche la regina della festa? Certo, perché no? Ma lo sai che significa? Pensaci prima di rispondere. Ci ho pensato, Françoise. Accetto di interpretare questo ruolo. Certo, una somma così forte non l'abbiamo mai pagata per una sola prestazione. Anzi no, una volta l'abbiamo fatto, ma era un'attrice famosa. Accetto, sarà un'esperienza. Non potrei dire di no a qualsiasi prestazione ti venga richiesta. Sarà divertente. Per gli ospiti sì, ma non sempre per la regina. Allora, che cosa decidi? Mi sta bene, cara. Ora accetti perché hai bisogno di soldi, ma dopo... Accetto. Allora, mia cara Claudine, sia fatta la tua volontà, ti sono veramente grata. La cosa è reciproca. Non esageriamo. Sai, anche tu mi hai risolto un bel problema. Ti firmo l'assegno. Grazie, Françoise. Buon rendere. Allora siamo d'accordo su tutto. Comunque, per eventuali notizie o cambiamenti di programma, ti telefono a casa tua. D'accordo? Mm-hmm. Se vuoi ti accompagno con la macchina. No, ti ringrazio, preferisco fare due passi. Come vuoi. Ci vediamo. Questo posto? No.
Dove sono le foto? Quali foto? Insomma, la vuole smettere? Lei è così bella che non riesco a controllarla. Va al diavolo, cretino. Permesso, mi faccia passare. Sì, mi ha riconosciuto, ne sono certo. Mi ha seguito per un po', ma sono riuscito a seminarla. Sì, sì, speriamo bene. Speriamo che il nostro amico non abbia sbagliato. Françoise, sto arrivando da te. Voglio divertirmi. Sì, ho bevuto un po'. Sarò in forma. Ciao. La signorina che attendavate è arrivata. Vai a prenderle. Torno subito. Claudine, vieni qui da me. Dolcissima. Ho tanta voglia di amore. Ne avrai a sazietà, sta tranquilla. Ora vieni con me, vieni. Mi sento così emozionata. Sei bellissima stasera, Claudine, la regina della festa. Ah, grazie. Amici, un momento, prego, attenzione. Quando il vostro amico José vi promette una cosa, è sempre una sorpresa. Come al solito, assolutamente eccezionale. Anche questa volta, la vostra attesa, amici, non sarà delusa. Signori, un attimo di attenzione. Ralph! È pronto il nostro amico? Sì, signore. Fallo entrare. Sì, signore.